Si chiama L'albero della vita ed è una creazione di Antonio e Pino Saffioti. Oggi lo abbiamo voluto incontrare perché Antonio è, come tutti sapete, una persona creativa, una persona speciale, una persona che ha sempre qualcosa da dire, e quest'anno l'ho voluto fare in modo particolare. Io ho visto su Facebook L'albero della vita fatto da te e da tuo papà. Ci sono attaccate tante cose e alla base ci sono degli strumenti vitali per te. Ce ne vuoi parlare? Allora, l'idea è nata dal fatto che avevamo in casa molto materiale che ho utilizzato in questi anni per respirare e che utilizzo ancora adesso. In più avevamo degli strumenti che l'ASL ancora deve venirsi a ritirare perché sono incomodato l'uso, e quindi abbiamo deciso di unire tutti questi strumenti macchinari e materiali che mi tengono, mi hanno tenuto in vita. Da qui l'idea di chiamarlo albero della vita. Quindi dalle immagini si può vedere che abbiamo utilizzato la macchina della tosse, di eliminare i muchi in eccesso, aspiratore che ha la stessa funzione, e poi il vecchio ventilatore polmonare che ho usato fino a quest'estate. Poi si possono notare i vari tubi, sia dell'aspiratore, del ventilatore, che della macchina della tosse, e poi risaltano molto le vecchie mascherine che ero costretto ad utilizzare prima della tracheo. Queste mascherine, come potete capire, erano un po' fastidiose da portare, però mi hanno consentito di respirare e vivere per 3 anni di seguito. Ora con la tracheo ho cambiato un po' modo di respirare, però lo stesso utilizzo molti degli strumenti che sono, fanno parte degli addobbi vitali di quest'albero, di Natale. L'idea di quest'albero è quella di sensibilizzare tutti all'utilizzo di questi strumenti vitali, perché molto spesso le persone con disabilità costrette ad utilizzare questi mezzi sono un po' restie utilizzate, soprattutto all'inizio. Ma in realtà questi strumenti non peggiorano la nostra vita, anzi la migliorano di molto. Quindi inviterei tutte le persone che vivono nella disabilità, che porta dei problemi respiratori, a utilizzare questi strumenti e ad utilizzarli non solo in casa, ma anche e soprattutto per uscire di casa e per partecipare alla vita sociale, perché questi strumenti, anche se possono sembrare limitativi della vita, in realtà
ci aprono per fortuna alla vita, mentre in passato che avevo una disabilità come la mia, non aveva la stessa fortuna di vivere, tanto a lungo, e in più la vita era molto più difficile, questi strumenti non c'erano, quindi io e mio padre abbiamo voluto fare quest'albero un po' alternativo e particolare, per far vedere agli altri e al mondo quanto è importante per la vita di una persona come me, l'utilizzo di tutti questi strumenti. E qui lanciare un messaggio positivo in momenti in cui sono più forti i messaggi negativi che quelli positivi, quindi abbiamo, per così dire, approfittato della nostra particolare situazione per cercare di fare qualcosa di buono. E senti, poi ti faccio un'altra domanda, perché prima lo diceva anche tuo papà. Io quando vedevo l'albero, lui diceva che queste strumentazioni addirittura costavano 7.000 euro, 3.000 euro, quelle che c'erano sotto, e che possono essere anche riutilizzate, cioè non sono. Sono andate avanti, quindi ci sono strumentazioni più complesse, però sono ancora funzionanti. Se sanificate, possono essere utilizzate anche da altre persone. Sì, per quanto riguarda il discorso dei costi, possiamo valutare in tutto quanto può costare l'albero, quindi tutti questi vari strumenti. Allora, partendo dalla macchina della tosse, quella ha un costo superiore adesso ai 5.000 euro, mentre invece all'inizio, quando ho iniziato ad utilizzarla, il prezzo di un'utilitaria. Ora la macchina della tosse che ho utilizzato adesso è più piccola di quella, costa un po' di meno, ma in passato i costi erano molto elevati, come ho detto prima, dato incomodato all'uso dall'azienda sanitaria. E quindi non incidono sulle finanze del disabile grave, ma purtroppo nei casi in cui è costretto ad utilizzare per periodi limitati un soggetto che non ha una disabilità grave come la mia, in quel caso si deve ricorrere al noleggio o proprio all'acquisto di questi macchinari. Poi, andando avanti, poi il costo dell'aspiratore si aggira intorno ai 1.000 euro, mentre invece il ventilatore costa intorno agli 8.000 euro. Poi, per quanto riguarda le maschere, ogni maschera ha un costo che si aggira intorno ai 250 euro. E poi vari tubi e materiali di consumo, quelli hanno dei costi variabili,
intorno a 30, 40, 50, 50 euro, quindi capite bene che il valore di questa, oltre al valore culturale e sociale, ha anche un valore economico. Speriamo che che non lo rubino per questo. Oh, senti, guarda, è una cosa bella. Poi, ma il valore anche della vita, perché pure sì, si chiama il valore della vita perché ti tiene in vita. Sì. Sai cosa pensavo anche? Sempre un discorso che abbiamo fatto qualche tempo fa, che l'ASL, il servizio pubblico, ti fornisce solo di un'apparecchiatura. E se questa qui si dovesse rompere? Allora, adesso, in questo momento mi fornisco in doppia modalità solo il ventilatore, mentre invece l'aspiratore e la macchina della tosse ne ho soltanto uno e uno, quindi perché dal sistema sanitario nazionale è considerato apparecchio vitale solo il ventilatore, ma io faccio un esempio: se per caso mi trovo fuori casa e ho dei muchi, devo utilizzare sia l'aspiratore che la macchina della tosse, che hanno, secondo me, a mio parere, la stessa valenza vitale del ventilatore, perché se casomai si dovessero rompere e in quel momento ho un eccesso di muchi oppure la cannula, sempre per l'eccesso di muchi o soprattutto in estate, tende proprio ad ostruirsi, perché quei muchi dopo un po' di minuti tendono a solidificarsi e quindi creano dei veri tappi. In quel momento ho bisogno dell'aspiratore della macchina della tosse. Se malauguratamente si dovessero rompere, io potrei pure rischiare di soffocare con i miei stessi muchi, quindi devi fare una fila un po' bruttina, e quindi credo che le due cose, i tre strumenti, si equivalgano tra di loro, come pure è importante portarsi sempre appreso delle controcanne di scorta in caso si ostruiscano. Basta poi cambiarle, tu riesci a liberare le vie aeree, quindi in questo caso sono importanti sia gli strumenti meccanici, i materiali di consumo, quali i sondini, i mount che servono per la macchina della tosse e tutto il resto, anche le cannule stesse devono essere cambiate. Ogni due mesi io mi reco, sono recato per esempio ieri all'ospedale di Lamezia nel reparto Torino, e ogni due mesi devo recarmi lì per sostituire la cannula, che è un'operazione semplice, che però in alcuni casi può pure essere
una operazione complicata, perché ci possono essere delle perdite, delle perdite di sangue. Io in primo tempo questa operazione l'effettuavo a domicilio, però preferito da d'ora in avanti di recarmi in ospedale, perché in una struttura ospedaliera in caso di emergenza mi sento più al sicuro che a casa, anche se a casa facevamo lo stesso tutto in sicurezza, però è meglio portarsi vicino all'ospedale che stare a casa, quindi rischiare un pochino di più. Però io ringrazio di avere queste strumentazioni, questi mezzi mi consentono la cosa più importante, che è la vita.